ragazzi, oggi demoliamo con il Nerf Demolisher 2 in 1 la possibilità di lanciare questi super missiloni che sono la novità del Demolisher e i dardi normali, quelli classici blu con la testa arancione della serie Elite. Quindi dardi, come c'è scritto nel retro della confezione, che arrivano, possono arrivare una buona parte di questi fino a 27 metri. Diciamo che con una buona parabola ci arrivano, lo vedremo tra un attimo, anche come sempre disponendo sul campo di tiro in esterna la nostra, la mia cordella. Il blaster è smontabile con calcio ritraibile, calcio bello solido, vedete che c'è anche il case per inserire il missile nel calcio. Abbiamo un caricatore a banana per 10 dardi, a banana come scritto nella confezione inglese, ricurvo in quella italiana. Poi abbiamo un carrello che permette di andare a risolvere eventuali inceppamenti che possono capitare in questo, che è un blaster semiautomatico che si alimenta, avete visto, con 4 batterie AA. È retrocompatibile con tutti i blaster della serie Elite, per cui qua ci ho appiccicato in questa combo alcuni elementi della serie Retaliator, e vediamo anche come tira. Questo è il missilone da vicino, una testa molto molto solida, un corpo in gomma piuma, delle alette un po' delicate, secondo me rischiano di staccarsi, per cui occhio occhio a trattare bene le alette in gomma piuma. E poi zac, come vedete basta fare semplicemente pressione, perché si tratta nella parte sottostante di una pompa, per cui vado semplicemente a fare avanti e indietro e lancio il mio missile dardo. Arriva fino a 27 metri? Lui no, infatti non c'è scritto. Arriva secondo me, però ho fatto anche la prova, alla ventina di metri buona, facendo un buon lancio. Questo è mio cugino Marco, che ringrazio, alla prova di tiro. Andiamo a misurare per vedere la distanza che hanno raggiunto i dardi, quindi non i missili che vedremo tra un attimo, i dardi veri e propri. Andiamo a risporre la mia cordella, eccola qua, la tiriamo per ben dritta, perché ragazzi bisogna andare di precisione per mostrare la lunghezza di tiro del Demolisher, e vediamo fin dove arriva. Ecco, adesso non mi vedete perché sono lontanissimo, qua c'è Marco che mi inquadra mentre io sto lanciando i dardi, per vedere la lunghezza che riescono a raggiungere. Facciamo anche il lancio del missilone per vedere fin dove arriva. Il missilone arriva, vedete siamo alla fine della cordella, arriva a 20 metri. Ecco, secondo me il missilone ha bisogno di forza, per cui diciamo per il missilone bisogna avere un bel po' di forza nel braccio per farlo viaggiare per bene e arrivare fino ai 20 metri. Invece i dardi arrivano ai 25-24 metri di media. Questo dardo incredibilmente ha preso una parabola incredibile ed è arrivato a 30. Questo non so come, infatti l'avevamo praticamente perso. Dov'è il dardo mancante, eccetera? Era finito nell'erba oltre il nostro campo di tiro che abbiamo utilizzato in questo caso. Poi abbiamo fatto anche una combo, abbiamo inserito la parte anteriore del Retaliator per vedere se per caso una canna più lunga poteva portare a maggiore precisione o maggiore lunghezza. Ma in questo caso il risultato, ragazzi, è stato ottimo. No, è stato disastroso. Perché? Beh, perché semplicemente il Demolisher non segue. Sembra, vedete che infatti abbiamo raggiunto i 15-18 metri, veramente scarsi sarebbero per un nerf. Ma dove sta il problema? Sta nel fatto che il Demolisher all'interno ha già una canna bella lunga, mentre il Retaliator, vedete, ha bisogno proprio della prolunga. Quindi la canna era talmente lunga che il dardo faceva attrito e quindi non avevamo un vantaggio, ma addirittura uno svantaggio. Per cui occhio quando appiccicate una canna che non sia troppo lunga. Il blaster semiautomatico non spara in serie, ogni volta che noi schiacciamo questo grilletto viene fatto lanciare un colpo, per cui mi raccomando, però la velocità di colpo è comunque bella veloce. Ecco qua, avete visto il lancio anche in slow motion del missilone, lo vado a caricare a Marco, eccolo qua, e anche quando va in alto devo dire dà delle belle soddisfazioni, grazie alle sue alette cade per bene in verticale, avete visto proprio come ruota perfettamente su se stesso. E poi la soddisfazione, ragazzi, di prendere il volo è grandissima. E poi ho trovato un soffione a gennaio con questo freddo, allora abbiamo approfittato ed ecco qua in super slow motion con la mia GoPro il lancio del miss del dardo nerf che ha praticamente distrutto il soffione. Ok, ma arriviamo alla nerf battle, ragazzi. Quali sono le regole della nerf battle? Praticamente nessuna, stavo cercando di darle, di organizzarmi, ma mio cugino giustamente mi ha dato del matto. Oh ragazzi, qua siamo a divertirci, per cui occhio alla location, siamo vicino a un fiume, siamo alle colline sul a un ruscello, diciamo, ok, sulle colline qua sopra Udine dove sto io, e via alla nostra nerf battle. Io con in mano il mio fedele Retaliator, secondo me il migliore blaster automatico ancora in ottimo stato in circolazione. Vado di carica e dardo contro dardo, vai Davide. Ma il mio problema è che non ho il missilone, qua vedete lo slow motion, sono stato colpito pesantemente ad una spalla, ma nonostante questo non mi arrendo, seconda manche, quindi di nuovo all'attacco. Ok, mi nascondo dietro gli alberi, destra, sinistra, carica, pronta la carica, vai, esci allo scoperto, vai, lancio, esci. Ok, via, fuori, dai. Ok, eccoci qua. Poi ovviamente mi raccomando, ragazzi, sempre raccogliere i dardi, perché non sono riciclabili, quindi vanno raccolti. In questo caso la GoPro l'ho messa su Marco ed eccolo lui in azione. In questo caso, ragazzi, questa è la mia manche. Ragazzi, sono vincitore io, vedete, esco fuori, li faccio lanciare il missilone troppo in alto, mi copro per bene dietro l'albero, ecco qua in slow motion i dardi che escono, mi copro per bene, aspetto di uscire,
questo quasi mi sfiora, questo quasi mi prende, mi sposto un attimo, rientro all'interno, aspetto che finisca i dardi, esco all'esterno, vai Davide, vai, preso da una spalla, ok, è la mia rivincita. E ora ci siamo, la terza manche ragazzi, qua Marco devo dire si è nascosto alla grandissima, non l'ho beccato, mi ha preso in pieno col missilone ragazzi, il missilone. E vabbè ragazzi, la possibilità di avere un 2 in 1, e poi il bello della Nerf Battle è divertirsi, ok ragazzi, noi ci siamo divertiti. Bene, per qualsiasi commento o informazioni, come sempre ragazzi, su Left Demolisher 2 in 1 potete scrivermi qui sotto nei commenti. Noi mentre ci godiamo il nostro boss in cui abbiamo realizzato questo video, vi salutiamo, vi aspetto alla prossima, pollicione se vi è piaciuto il video, ciao ciao, presto, Davide!